Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo con un unboxing di un monitor LED di 24 pollici, è un monitor della Samsung SD330 ragazzi, è un monitor che mi è stato spedito dallo sponsor ufficiale del canale che è Play Giochi Editor, il quale saluto e ringrazio per questa cosa. E andiamo a vedere questo, diciamo, questo monitor ragazzi. È un monitor standard per PC, un buon monitor secondo me, anche perché ha delle buone caratteristiche a livello tecnico. Poi comunque diciamo la Samsung è uno dei brand abbastanza buoni secondo i miei gusti, insomma, cioè fa belle cosine, insomma. Quindi qui abbiamo tutto quanto quello che è contenuto nella scatola, abbiamo i vari cavetti, abbiamo una guida, un CD guida di Samsung per le nostre esigenze, insomma, per capire un po' meglio come funziona questo monitor, e abbiamo la base per poggiarlo e abbiamo tante varie cosine che adesso andremo a vedere man mano che apriremo il tutto, insomma ragazzi. Che dire, è molto tempo che non faccio più un unboxing e quindi è stata anche una sorpresa per me che Play Giochi Editor mi abbia spedito questo monitor, quindi rinnovo i miei ringraziamenti e quindi passiamo al resto ragazzi. Io me lo sto scartando lentamente, me lo sto gustando lentamente, scusate la camera, però purtroppo ho un Nokia Lumia e questo è quello che offre, poi cercheremo di fare meglio al prossimo unboxing. Quindi un saluto anche al cameraman, ciao Alessia, e grazie per avermi dato una mano a fare questo video. Come vedete questa ragazzi è la basetta di appoggio per il nostro schermo. Io adesso vi farò vedere tutti quanti i componenti contenuti nella scatola di questo schermo, di questo monitor Samsung. Qui abbiamo tutte quante le varie cavetterie. Questo monitor viene già fornito di HDMI, a differenza di alcuni che non vi danno neanche l'HDMI, qui la Samsung già ci fornisce la nostra HDMI. È un HDMI anche penso apposita per questo schermo. È un bellissimo schermo ragazzi, è un 24 pollici per un PC fisso è veramente buono, insomma, secondo me, se non vogliamo esagerare. Questo PC ragazzi ha delle buone caratteristiche. Allora, ha un millisecondo di risposta sui movimenti, sullo schermo e tutto il resto. Qui dietro abbiamo l'HDMI, abbiamo la presa VGA, abbiamo il cavo di connessione alla rete elettrica, insomma, diciamo tutto quello che ci serve per avviare uno schermo. Allora, questo schermo ha, come dicevo, ha delle caratteristiche secondo me che molti schermi dovrebbero avere. Dicevo, ha la risposta di un millisecondo sul movimento, ha comunque diciamo il mod game, che comunque noi potremo impostare la modalità gaming quando staremo giocando, se noi magari piace giocare con il PC abbiamo la possibilità di impostare questa modalità gaming e possiamo metterlo a seconda dei nostri gusti. Questo ragazzi tutto quanto tramite un pannello tattile, che non ci sono tastini su questo schermo ma c'è solamente un pannello tattile qui sulla destra dello schermo, che andremo a vedere, che vi farò vedere, che basterà semplicemente sfiorarlo e avremo i nostri comandi. Basterà anche sfiorarlo per accenderlo, sfiorarlo per spegnerlo e tutto il resto. Io adesso qui vado a mettere la basetta, però comunque vi risparmio il montaggio dello schermo, anche perché
il video mi sarebbe stato un pochino troppo lungo. Io qui mi sto pure a rincoglionire perché sto a montare la basetta al contrario, infatti quello era al contrario, la basetta va montata con questa parte. Provvederò, ragazzi, a trovare un cacciavite e a farvi trovare lo schermo montato. Eccoci qui, ragazzi, con il nostro schermo montato. Basta veramente un cacciavite per montare questo schermo, non serve altro, anche per fissare la vite. Allora, ragazzi, per tutti i contatti di Playgiochi Eldor qui sotto al video, oppure andate a vedere la scheda che vi lascio qui in alto dove vi ho appena indicato, e ci sono altri video di unboxing di Playgiochi Eldor che potete trovare delle cose che Playgiochi vende in pratica. Qui, ragazzi, vi mostro il pannello tattile che vi dicevo, che basterà sfiorarlo per fare tutto quanto quello che vogliamo. Che altro aggiungere, ragazzi? È veramente un bello schermo, un bello schermo, non ho nulla da aggiungere. Se avete bisogno di qualcosa, contattate Playgiochi Editor, lo trovate, come ho già detto, in descrizione, lo sponsor ufficiale del canale, pagina Facebook, pagina Google e tutto il resto. Detto questo, un saluto, al prossimo video.